amici e amiche. Allora, oggi ho ideato di fare una pasta con le cicale, le pannocchie, si chiamano in due modi, eccole qua. Le avevo al congelatore, le ho tirate fuori stamattina, le ho fatte scongelare e le ho lavate. Ora vi faccio vedere come si aprono, perché non si mettono a fare così, eh. Qui la parte sopra del dorso si fa con la forbice, ecco qui dalla coda si va su e si apre, perché poi qui dentro ci sta la polpa. Ora vi faccio vedere. Allora, per questa ricetta mi occorre prezzemolo, aglio già pulito, pomodoro, ecco qua, olio, evo quanto basta, sale quanto basta, e metterò un po' di peperoncino quanto basta, o pepe, quello che volete. Allora, io ora faccio vedere come si aprono, per chi non lo sapesse. Allora, cominciamo da qua sopra. Si fa un taglio tutto lungo la pannocchia. Ecco qua, vedete? Ecco qua, l'ho tagliata tutto lungo la pannocchia. E questa è tutta polpa che si mangia, altrimenti essendo chiusa non si potrebbero mangiare. Poi andiamo avanti. Un po' di pazienza, perché bisogna andare piano piano. Anche questa è aperta, vedete? È ben aperta. Con la forbice andate dentro e fate i taglietti con la punta della forbice. Anche questa è tagliata. Rotta la testina. Arrivo fino a su. Io ora continuo a tagliarle. Allora, io ho tagliato tutte le pannocchie, eccole qua, le ho pulite internamente perché ci trovate un filetto, alle femmine trovate le uova, va tolto, e l'ho tolte e le ho tutte lavate. Ora andiamo ai fornelli. Vediamo se sta legge qua, sì. Mettiamo l'olio.
andiamo a mettere le pannocchie, musicali, pannocchie, vedete? Ci mettiamo l'aglio, li facciamo soffriggere un po', saporire, poi li andiamo a sfumare con il vino, che non lo prendo mai, me lo dimentico sempre. Allora, adesso mettiamo l'aglio. Invece fare il sugo per la pasta, volendo si possono anche fare come secondo, sempre con un pomodorino, sono buone. Ecco qua. Ora mettiamo un pochino di sale, dove l'acqua mettiamo al sugo. Un po' di peperoncino, facciamo un po' la fiamma così sono bagnati e schizzano. Il peperoncino è facoltativo, a me piace. E lo metto. Poi due, la polizia. Alzo un pochino la fiamma e le vado a gelare. Come altro schizzano, bisogna tenere il fuoco basso. Ecco qua, sono tutte girate. C'è poco da mangiare qua, non è che c'è un granché, c'è solo quella polpetta dentro, la polpa, però ha un sapore meraviglioso, mi viene una pasta, un bijou, sono buone, eh? Andiamo di sale, benissimo, e vado a prendere il vino, mezzo bicchiere di vino bianco. Eccomi di ritorno, tra poco sfumiamo con il vino bianco, eh? Alzo poco poco la fiamma. Riceviamo ancora. Profumo di pesce, come il pesce mi piace tanto, mamma mia, chiedo la carne, mangiare tutti i giorni pesce. Mi fa bene il pesce, almeno due volte a settimana si dovrebbe mangiare. E la carne una volta a settimana. Che non è che fa bene la carne, è tanta carne.
Ecco qua, mettiamo il ristorante di nuovo, così possiamo sfumare con il vino. Ora sfumo. Lasciamo evaporare tutto l'alcol e poi mettiamo il pomodoro. Alzo la fiamma. Una volta evaporato tutto l'acqua, mettiamo il pomodoro. Intanto qui ho lavato il prezzemolo. Ora lo faccio più piccolo. Già ho preparato 150 grammi di tortiglioni, andrò a fare i tortiglioni. Due persone. Io non mangio pasta tutti i giorni, però ogni tanto, una volta a settimana, faccio l'assaggio, e non mi faccio il piatto pieno, faccio giusto un po' l'assaggio. Ecco qua, questo è cambiato. C'è un profumino, mamma mia, che buono. Questo lo mettiamo via perché c'è la pesce. Giriamo di nuovo. Diventano rosa. Sta asciugando bene bene l'alcol. Ecco qua, girate di nuovo. Ora aggiungo il pomodoro. Io ho usato il pelato, mi devo bene con i pelati. Mettiamo un po' d'acqua fredda. Mettiamo un po' di sale al pomodoro. Peperoncino no, perché l'ho messo al pesce. E il prezzemolo lo mettiamo alla fine, quando il sugo è pronto. E ora lasciamo così. Allora, qui il sugo è fatto. Eccolo qua, è pronto. Si è ritirato bene bene.
come piace a me. Qui ho messo l'acqua per cuocere la pasta, appena bolle metto il sale e butterò giù 150 grammi di tortiglioni. Ok, dopo l'acqua sta bollendo, metto il sale. Calo la pasta. Ora ci vogliono 10 minuti di cottura perché i tortiglioni hanno molta cottura. 10-15 minuti di cottura. Ecco. E attendiamo la cottura. Ho tirato su dal sugo le cicale, eccole qua, le ho messe qui nel piatto. Ora quando la pasta è cotta la vado a condire qui direttamente in padella e metterò un paio di cicale sopra quando andrò a impiattare. Eccole qua. Questo è il piatto, questo sarebbe il secondo e poi c'è la pasta. La pasta sta cuocendo, ma ancora ci vuole del tempo. Lasciamolo cuocere. Allora, io tolgo la pasta al dente, la vado a passare qui nel sugo e finisco la cottura. Un paio di minuti, 1-2 minuti. Ecco qua, ho tolto tutta la pasta, faccio l'acqua dietro perché potrebbe servire per finire la cottura, anche se qui c'è l'acqua perché la pasta l'ha portata dietro con sé. E finiamo qui la cottura. Aggiungo un po', faccio asciugare l'acqua e poi spengo perché sento che è già morbida, eh? Io non metto parmigiano perché io quando faccio il pesce, il sugo di pesce, non metto la parmigiana, ma c'è chi lo mette. A me non piace, a me piace sentire proprio il gusto del pesce, il sapore, non il parmigiano perché poi lo copre, almeno credo. Vengo e vado ad impiattare.
Metto un attimo il piatto. Metto sopra due pannocchiette. Stiamo mettendo una piccola, giusto per fare un po' di scema. Un pezzo di carta per pulire. Mettiamo un'altra pannocchietta. Ecco qua. Allora, amiche, la mia ricetta è terminata. Ecco qua, pronta. Pasta con cicale o pannocchie, come vedete voi, come le chiamate nelle vostre parti. Bene, questa è pronta da mangiare e da gustare, perché c'è un profumo meraviglioso. Bene amiche, anche per oggi è tutto, io ho terminato, sperando che anche questo piatto vi sia piaciuto, e provate a farlo se ancora non avete provato a farlo così, provate a farlo che è buonissimo. Bene, io vi saluto e come dico sempre, alla prossima Nanna in Cucina, e seguitemi e iscrivetevi al mio canale, sono felice di vedervi. Ciao amiche, ciao a tutti.